iniziativa importante, interessante anche per il Vescovo, voglia smuovere un po' le acque. È un'occasione per mettere insieme delle persone, delle teste, delle idee, delle energie e cercare di trovare una strada giusta per poter performare. Quindi se ne parliamo in termini medici. La banca a vela si presta perfettamente perché metaforizza quello che rappresenta un po' l'essenza del lavoro di squadra, quindi la comunicazione efficace, l'idea di un gruppo che si muove in maniera armonica e soprattutto la comunione di un intento, che è quello di andare verso la banca perché c'è la regata. Trasportato poi nel mondo aziendale è quello di creare un gruppo forte, con delle idee vincenti e magari una forza esponenziale che non sia solo matematica, quindi uno più uno non farà mai due nel campo del building, ma soprattutto delle risorse umane, ma spero possa arrivare a un numero maggiore, quindi un 6 o un 8. Il tempo ci aiuta, forse molto bene, non riesce a azzeccarlo. Questi uomini di comunicazione, come hanno risposto a questa prima giornata di training e domani sono pronti per la regata? Allora, gente ha bisogno di parlare, è stata molto brava ad ascoltare, quindi deve essere un bel passaggio. Sicuramente ci sarà da divertirsi perché abbiamo trasformato degli uomini di pensiero e anche di marketing in veristi, e quindi speriamo di poter fare uomini e donne per fare belle regate, ma sicuramente sarà successo. Che vinca il migliore o quantomeno che ci si diverta tutti. Questo è fuori dubbio, la cosa principale è poi alla fine non è importante vincere, ma soprattutto stare insieme e fare qualcosa di interessante, bello e magari propositivo per l'anno prossimo. Grande.